Amici sportivi, buonasera e benvenuti in collegamento con il Pallacremonese di Crema. Appena iniziato l'incontro, valido per la seconda giornata del campionato di Serie B, Girone B, tra Pallacanestro Crema e la IK2 Milano, milanesi che manovrano il primo pallone con Tortù, il pallone intercettato da Bozzetto, la palla è per Crema. Mario Scartabellati con me in conduzione di questa partita. Allora Mario, un incontro che vedi di fronte due squadre rimaste al palo nel turno iniziale, sconfitta netta per Crema, sconfitta invece ai supplementari per Milano contro la Corazzato Orzinuovi con molti rimpianti. Sì, buonasera a tutti. Milano ha giocato un'ottima partita con Orzi, meritando probabilmente più di quello che ha raccolto. E intanto qui grande circolazione di palla di Crema e tre punti per Pasqualin. È comunque un'ottima squadra che dovrebbe essere nel gruppo delle favorite. Vediamo, Crema non ha giocato bene a 100, ma in casa è un'altra squadra, vediamo. Subito il duello forse più interessante dell'incontro, quello tra la vecchia Volpe ma assolutamente letale ferrarese, il giovanissimo Marco Pasqualin, che ha sbloccato il risultato. Ancora ferrarese, il pallone per la tripla di ingrosso, anzi no, solo due punti, ha pestato la riga. Ingrosso che va a bucare la retina cremasca, l'ex dell'incontro De Min, Liberati si libera, poi Pasqualin, il pick and roll con Bozzetto, ancora De Min cerca di sfruttare il mismatch contro Bartoli, il suo tiro non va a segno, ancora Ferrarese si arresta, chiede la posizione a Paleari, da Bartoli adesso a Tortù, conclusione di Tortù che va a segno. Anzi, è stato corretto precedentemente, avevo visto bene, allora sono due le triple per Milano, era da tre anche il canestro d'ingrosso. Crema 3 adesso, IK2 Milano 6, Liberati, conclusione da tre che non va, il rimbalzo di Paleari. Paleari si avventura in palleggio. Pallone adesso per Tortù, ingrosso, subisce il fallo di Bozzetto. Finta il tiro da tre in grosso e poi va in penetrazione il fallo di Bozzetto. Giocati 2 minuti e 14 da Bartoli in grosso, quindi Ferrarese. Lo scambio con Paleari, Ferrarese sempre Pasqualino addosso a lui, Bartoli, pallone un po' complicato per ingrosso, il tiro di ingrosso. Pasqualin lotta a rimbalzo, lo strappa Bartoli ma lo recupera poi Tortù, ancora Ferrarese, Bartoli, infrazione di passi, ha fintato il tiro, ha alzato quel millimetro di troppo i piedi, Bartoli, inevitabile il fischio arbitrale, Pasqualin, Bozzetto, Manuelli buona la sua penetrazione e sono due punti per Crema. Ferrarese si libera per un attimo dalla guardia di Pasqualin, Paleari, ingrosso, Tortù, Paleari contro De Min, si conoscono benissimo i due, Paleari trova un gran canestro, ha alzato di moltissimo la parabola per eludere le mani di De Min, gran numero di Paleari. Sì, grandissimo canestro, veramente classe pure. E qui un gran numero di Bozzetto, gli è stato impedito il tiro, ha recuperato il pallone, c'è il fallo adesso di Paleari su De Min. Se Paleari contro De Min può far valere qualche centimetro in più, De Min è più veloce, ha sfruttato la velocità di piedi in questa occasione. Indicazioni di Liberati ai compagni, esce Pasqualini a prendere la palla,
Ancora Pasqualini in penetrazione, sul scarico, Liberati fallisce il tiro da tre, recupera il rimbalzo, l'entrata, cerca il tiro in rovesciata, non gli riesce, Manuelli da tre, buca ancora la retina, Daniele Manuelli, sono 5 i punti per lui e siamo 8 pari. Ancora Paleari, lo scambio con Ingrosso, quindi Tortù, bel pallone sotto per Paleari, grande assist di Tortù, 22 punti per lui nell'incontro con Orzinuovi, giocatore arrivato in gran forma all'inizio del campionato. De Min è quasi sorpreso dal passaggio di Liberati, ancora Davi Liberati, De Min prende la mira, va alla conclusione da tre, la fallisce, il rimbalzo di Bozzetto che riesce a scaricare a Manuelli, ancora Liberati, va all'entrata contro Tortù, lo salta ma non riesce a concludere. Adesso Ferrarese, Paleari va alla conclusione da tre, la mette anche da tre Paleari, giocatore assolutamente completo. Due grandi giocate di Paleari hanno ristabilito il vantaggio per Milano. Sì, al momento è un problema, 7 punti su 13, bisognerà trovare qualcosa. Ancora un'entrata vincente di Manuelli, che è il giocatore più caldo dalla parte cremasca. 7 punti per Daniele Manuelli, è l'unico assieme a Pasqualina a essere andato a segno nelle file di crema. Esce Bartoli, quindi Ferrarese si libera in grosso contro Manuelli, che riesce a fare buona guardia su di lui, a toccargli il pallone, bel rimbalzo di Liberati, Pasqualina decide di attaccare con la difesa schierata. Ancora Pasqualin, c'è il fallo di Ingrosso. Ingrosso e Ferrarese hanno stretto su Pasqualin, il fallo è del lungo col numero 21. Il Cadù a Milano che ha dovuto rinunciare, dovrà rinunciare per un paio di mesi a Andrea Iceman Ghiacci. Liberati non si fida del tiro, prova adesso, colpisce solo il ferro, non c'è infrazione di 24, Tortù, problemi in palleggio, Liberati e Pasqualin in pressing, ma riesce a scaricare per Ferrarese, Paleari, palla a terra, conclusione da sotto, pallone che gli sfugge di mano, il rimbalzo di Bozzetto, Liberati punta Bartoli, c'è lo sfondamento di Liberati su Bartoli. Bartoli è riuscito a non farsi battere, a riprendere posizione, appoggio con il gomito sinistro di Liberati e fallo fischiato. Esce Liberati, entra il capitano Pietro Del Sorbo. Liberati ha dato il consueto apporto in difesa e a livello di esplosività fisica, non ci siamo però a livello di precisione al tiro per ora. Sì, beh, per adesso stava giocando una buona partita, il problema è il secondo fallo, adesso bisognerà stare un po' attenti, gestire un po' la cosa. Brutto trattamento di palla di Milano, pallone rubato da Bozzetto, buona la circolazione di palla cremasca e grande triple di De Min. Sono soltanto 6 anni che lo diciamo da questo pulpito, quando la palla gira bene poi il tiro diventa facile. Sì, sì, è un ottimo tiro, poi certo non si segna sempre, però Urania sta giocando più uno contro uno, Crema per adesso è un ottimo gioco corale, però noi siamo in partita, siamo lì. E certo, quando l'uno contro uno viene portato da Tortù come in questa occasione, grande numero del lungo col numero 33. Fuori Ferrarese, entra Restelli.
Qualche attimo di riposo per Bozzetto ed entra Bovo. Rimessa lunga su Manuelli, Pasqualin. Zona di Milano intanto. Pallone che Bovo voleva recapitare a Demin, rubato da Paleari. Ancora Paleari, scarica fuori per Tortù, non va il suo tiro, c'è il fallo su Bovo. Fallo su Bovo di Paleari. Ottimo taglia fuori del giovanissimo in maglia rosa. Sì, buona giocata difensiva. Deve avere pazienza in attacco, non è facile entrare e cercare subito un assist. E come abbiamo visto e come era prevedibile, Urania si è messa a zona, vediamo un po', adesso sembrerebbe essere tornata uomo, vediamo, dipende molto da come attaccheremo la zona quando si metteranno con questa difesa. Demin, adesso Manuelli. Bel pallone sotto per Pasqualin, Pasqualin deve però uscire, nuova in penetrazione, stoppato il rimbalzo di Demin, ancora Demin che lotta. Viene fischiato infrazione di 24 secondi. Si lamentano i giocatori cremaschi, sostengono che sull'entrata precedente di Pasqualini il pallone abbia toccato il ferro, così non è per gli arbitri. Si spiega ancora Pasqualin con uno dei due direttori di gara. Decisione che non cambia, rimessa che sarà per l'Urania. Pressing a tutto campo per Crema, il pallone che arriva alla Ganà. Da Restelli a Ingrosso, ancora la Ganà al tiro, fallito il rimbalzo sorvegliato da Pasqualina che lascia che il pallone esca. 13 pallacanestro Crema, 15 Icadua Milano. Manuelli in palleggio, scambia con Del Sorbo. Pasqualin, resta il palleggio, Demin, ancora Manuelli. Manuelli si prepara lo spazio per l'entrata, subisce, anzi no, non è fallo, infrazione di passi. Pallone che gli viene toccato, non riesce lo scarico. Si prepara intanto a entrare nelle file milanesi Nicolo Gorla ed esce Lorenzo Tortù. Rientra anche Ferrarese ed esce Bartoli. Pallone portato avanti da Laganà, punteggio fermo da un paio di minuti sul 15-13 per gli ospiti. Rastelli, scambio con il nuovo entrato Gorla, la penetrazione di Ferrarese, lo scarico. Bella conclusione sfortunata di Restelli, Ingrosso da sotto fallisce e rimbalzo di Bovo. Sprinta Pasqualin, pallone per Del Sorbo, ancora Pasqualin, Demin, lo scarico ottimo per Manuelli, grande canestro. Bella penetrazione di Manuelli, perfetto l'assist di Demin. Ancora Ferrarese, quindi Laganà, conclusione da tre lì, Laganà fallita, contropiede avviato da Del Sorbo, il fallo di Ferrarese. Primo fallo per il playmaker avversario. Sì, ottima giocata in attacco di Crema prima e ho avuto una impressione che ci fosse un contatto su Manuele al momento del tiro, per cui probabilmente era buona e uno. Comunque bene così. Si sta facendo valere sotto i tabelloni Bovo, anche prima abbiamo visto, ci si è messo di fisico contro Ingrosso, ha recuperato il pallone. Vabbè, d'altro canto con Bozzetto seduto bisogna che si diano da fare gli altri, c'è poco da fare. Uno su due per Del Sorbo e Crema che comunque ripassa avanti, c'è il fallo.
blocco irregolare per Ferrarese, il secondo fallo per il playmaker milanese, possibile problema in prospettiva per coach Montefusco. Esce Ferrarese e rientra Sedazzari, anzi fa il suo esordio in partita Sedazzari. Pallone che esce, la rimessa è milanese. Sette secondi alla fine, porta palla, pallone rubato da Pasqualin, tiro disperato di Demin che non trova ovviamente il canestro. Grande palla rubata da parte di Pasqualin, 16-15 per la palla canestro crema il primo quarto. Riprende l'incontro al Pallacremonese, Pasqualin che manovra il pallone, Bozzetto dal sorbo, ancora Pasqualin, il blocco di Bovo, gorla su Pasqualin, Bozzetto scambia con Petronio che fa il suo ingresso sul parquet, pallone per Bovo, passo in crocio, bello lo scarico per Pasqualin e tripla di Marco Pasqualin. 6 punti per il giovanissimo playmaker cremasco, e Crema che per la prima volta allunga leggermente, più 4. Pallone adesso per Laganar, quindi in grosso, forse infrazione di passi, conclusione vincente di Laganar da 3. Icadua Milano subito incollata ai rosa padroni di casa. Pallone che Pasqualin voleva recapitare a Bozzetto, non riesce il passaggio, palla persa e adesso Milano attacca per ripassare in testa. Laganà contro Petronio, Ferrarese si libera bene, Restelli ma non trova il canestro, rimbalzo recuperato sempre da Milano, braccato Laganà, adesso gorla contro Bovo, in grosso, fuori a Ferrarese, Laganà non trova la conclusione, rimbalzo però ancora di ingrosso, nuovamente Laganà, quindi Ferrarese, Restelli, la penetrazione, la stoppata di Bozzetto, adesso Pasqualin, pallone per Bovo, Bovo viene anche lì stoppato, forse fallosamente, adesso c'è il fallo fischiato su Bozzetto. Arbitri che permettono, eufemisticamente parlando, un gioco fisico. Sì, no, momento molto bello della partita, due ottime giocate offensive di entrambe le squadre. Adesso il livello fisico si sta alzando, obiettivamente i contatti ci sono, però vabbè, l'importante è che ci siano da entrambe le parti e questo è il basket. Assegno il primo tiro libero di Bozzetto. Più 3 per pallacanestro crema, Ferrarese ha ceduto palla in grosso, quindi gorla, Tortù ancora in grosso, passo in crocio, pallone rubato da Pasqualin che ha intuito la traiettoria della palla diretta a Ferrarese, palla che da Petronio doveva arrivare a Bovo, l'intercetto con il piede da parte di Restelli. Fuori in grosso entra Paleari. Bozzetto adesso del sorbo, bel pallone per Bovo, conclusione fallita, riesce Bovo a recuperare il pallone,
Da Pasqualina ancora Bovo, infrazione di passi. Uscirà probabilmente Bovo e infatti rientra Thomas Demin. Di nuovo sul parquet il Duca, ex dell'incontro. Rimessa effettuata su Paleari, sempre 21 a 18 per Crema il punteggio. Dorla, Tortù, Ferrarese, pallone ben intercettato, rubato poi definitivamente da Petronio, glielo ruba però da dietro Restelli, Petronio frana addosso a Paleari. E le indicazioni di Baldiraghi, direi che si sono sentiti fino qua in tribuna, vero Ramon Fistarol venuto a trovarci qui in postazione? Sì sì, si è sentito fino a qua, l'ultima indicazione data dal coach. Peccato per l'azione difensiva ottima di Petronio, vanificata da un passaggio arrivato in ritardo, il fallo adesso di Pasqualin. Esce Pasqualina, grandi applausi per lui, rientra Davide Liberati. La rimessa in gioco di Ferrarese per Paleari, nuovamente Ferrarese sulla palla, libero Gorla, va alla conclusione, la mette. Difesa cremasca un po' disattenta in questa occasione. Ancora Demin, Demin contro Tortù, si fa valere di fisico Demin, step back, ma palla che non entra, il rimbalzo di Paleari per Ferrarese. Gorla libero, va alla conclusione da tre, la fallisce, tenta il tap in Paleari, non li riesce, adesso Liberati. Conclusione da tre di Liberati, fallita, il rimbalzo di Demin. Gli sfugge poi il pallone per l'opposizione di Gorla, recuperato da Tortù, da Ferrarese a Tortù. C'è uno scontro, viene fischiato fallo a Bozzetto, Bozzetto fa segno che Paleari lo tratteneva per la maglia. Rimessa in gioco effettuata da Ferrarese per Bartoli, ancora Ferrarese, sguscia Ferrarese, lo scarico per Gorla, conclusione quasi dalla lunetta per Gorla che però fallisce, Liberati sulla palla, Petronio, Demin. Demin sotto per Bozzetto, non riesce però il passaggio per l'opposizione della difesa milanese. Il tiro di Bartoli che però non va a segno, rimbalzo e pallone adesso nelle mani di Manuelli. Pallone adesso per Bozzetto, qui di Petronio, ancora Petronio, la sua entrata e il canestro. 23 a 20, sempre più 3 per Crema. Secondo quarto a punteggio davvero basso, Mario. Sì, adesso si sono alzati molto i livelli difensivi, ci sono stati alcuni aggiustamenti. Crema ha provato due azioni a zona, ma si è schierata male tutte e due le volte. Adesso sono tornati a uomo. Il problema è tenere la prima penetrazione, perché poi loro trovano benissimo gli scarichi. Come in questa occasione, con un pallone ben recapitato a Paleari sul quale Demi non ha potuto far altro che commettere fallo. Tanto nelle file milanesi esce Gorla e rientra Restelli.
Due tiri liberi per Paleari. Assegno il primo. Due su due per il capitano dell'Uragna. È partita nuovamente punto a punto, 23-22. Petronio, Bozzetto va alla conclusione, da fuori Bozzetto, il rimbalzo di Petronio, lo scarico per Manuelli. Adesso è Liberati che trova ancora Petronio in angolo, prende a riga di fondo Petronio, probabilmente la pesta, così è infatti. Scontento coach Baldiraghi, molto vicino all'azione, probabilmente aveva visto un'azione regolare del proprio numero 10. Ancora Paleari, Paleari a vita facile contro Manuelli. Arriva troppo tardi l'aiuto di Bozzetto, troppa la differenza di fisico tra i due. Liberati, Bozzetto, lo scambio che premia ancora Manuelli, Petronio, Liberati, 9 secondi per concludere l'azione. Liberati trova De Min, conclusione da 3 di De Min che non va, il rimbalzo sfugge a Bozzetto, il pallone che esce, la palla è nera. Fuori Petronio, entra Pasqualin, time out Uragna. Riprende l'incontro, Restelli sulla palla, ora Ferrarese, Liberati a ringhiare su di lui. Ferrarese lo batte, si scontra con De Min, è costretto a scaricare. Palla adesso per Tortù. Tre secondi in area per Tortù. Pallone perso da Milano. Crema adesso che attacca, 23 per pallacanestro Crema, 24 ricaduta Milano. Liberati, Bozzetto contro Paleari. Di nuovo Liberati, pallone che viene toccato da Tortù, la rimessa sarà per i padroni di casa. Le Ramon, ci aspettavamo un incontro equilibrato e così è stato. Sì, al momento le squadre sembrano piuttosto che stiano giocando alla pari, essendo che ci tallonano punto a punto, non possiamo permetterci incertezze, niente errori, niente pasticci, perché altrimenti Milano non perdona. Errore nel tiro da fuori, Milano che prova il contropiede, si schiera bene però la difesa cremasca, è libero, troppo libero però, ma fallisce il tiro. Restelli trova però il fallo. Il fallo di Davide Liberati. Non si sono accoppiati immediatamente i giocatori cremaschi, troppo spazio per Restelli, adesso Liberati gravato di 3 falli, dovrà uscire, entra dal sort. Fallito il primo tiro libero di Restelli. Fallito il secondo, ne avrà un terzo a disposizione. Zero su tre. Adesso Pasqualin che manovra.
Demin, Pasqualin, Del Sorbo, Manuelli, Bozzetto, Bozzetto a spazio, scarica bene per Demin e adesso è Manuelli che trova il fallo. È il terzo fallo di Restelli. Mentre abbiamo attribuito erroneamente tre falli liberati, ne ha solo due. Conclusione da tre di Pasqualine ed è 3 su 3 dalla lunga distanza per Marco Pasqualine. Sì, molto bene. Urania, come era prevedibile, è a zona già da 4 minuti. Si sa che hanno messo molto in difficoltà Orzi Nuovi con questa zona, per cui la utilizzeranno anche oggi e non è per niente semplice da attaccare. Bell'intervento difensivo di Del Sorbo, Pasqualin spinge la transizione, poi si ferma. Adesso Del Sorbo contro Paleari, quindi Bozzetto, Manuelli. Manuelli punta Gorla, cercava lo scarico su Bozzetto, non gli è riuscito. Il tiro che va a segno di Restelli. Si chiedeva un'infrazione in palleggio. Si chiedeva un'infrazione in palleggio di Tortù, così non è stato. Anzi di Gorla. Conclusione fallita adesso da Manuelli. Ferrarese. Paleari. Gorla. Tortù. Ancora Ferrarese, 7 secondi per tirare, stringono le maglie difensive su Ferrarese, conclusione fallita da Paleari. Adesso il contropiede Cremasco con Pasqualina e il fallo di Ferrarese molto netto. Terzo fallo per Ferrarese, che esce e lascia spazio a Laganà. ...44 secondi al termine del primo tempo. Marco Pasqualini in lunetta. A segno il suo primo tiro. Fallito il secondo, rimbalzo di Tortù, quindi Laganà che avanza. Ancora Tortù, ancora Laganà. Laganà va alla conclusione, la fallisce, rimbalzo di Manuelli, palla per Del Sorbo. Pallone adesso per Pasqualina. Crema la possibilità di condurre praticamente fino alla fine, pochi decimi di differenza tra i due cronometri. Pasqualini, il fallo di Laganà. Giustamente Mario, fai notare, avevano ancora un fallo. Sì, il loro corso l'aveva chiamato subito, appena Baldiraghi ha chiamato un tiro il loro corso ha chiamato il fallo. L'ultimo fallo da spendere, ci sta, è ovvio, molto bene tutti e due i corsi. Adesso time out per Crema con coach Baldiraghi che non vuole lasciare nulla di intentato per chiudere il primo tempo in vantaggio. A chi daresti la palla in questi 4 secondi e 6 decimi? Beh, dipende se Urania rimane a zona o se torna uomo, non c'è molto da ragionare, probabilmente ci sarà una rimessa, un pick and roll immediato e si prenderà un tiro. 4 secondi sono pochi, comunque vedo che Baldiraghi al momento non c'è nessun cambio. Stavo vedendo la notizia positiva dell'entrata di Tardito, che non era ancora entrato in campo, si sa che non è in perfette condizioni fisiche, però il fatto che possa entrare è una buona notizia, poi vediamo se riesce a stare in campo un po' di tempo.
La rimessa effettuata da Manuelli, si fa vedere De Mina, va lui e la conclusione da tre, la trova! Grande numero del Duca e si chiude il primo tempo sul 30-27. Riprende l'incontro dal Palacremonesi, Marco Cattaneo che vi parlo, coadiuvato da Mario Scartabellati e Ramon Fistarol qui in postazione. Pallacanestro Crema che sta combattendo punto a punto contro l'Icaduro Milano, 30-27, anzi a 29 in questo momento col canestro di Tortù. La situazione di punteggio in favore dei cremaschi da quest'anno in maglia rosa. Giustamente Mario, zona per Milano come aveva ampiamente previsto inizio telecronaca. Oh, molto bene, una tripla subito. Speriamo che questo gli tolga la voglia di stare a zona, perché è una zona veramente difficile da attaccare. Bel canestro di Liberati, non era riuscito ad andare a segno nel primo tempo, si è sbloccato immediatamente con questa tripla, più 4 per Crema, massimo vantaggio dell'incontro per i cremaschi. Tripla di Ferrarese fallita, rimbalzo ancora di Liberati, ma gli ruba palla in grosso. Palla ancora per Ferrarese, quindi Tortù, Paleari. Lo scarico di Paleari per Ingrosso, Ingrosso che trova un bel canestro. ...33-31, ricordiamo seconda giornata del campionato di Serie B, Girone B. Pasqualin, gran primo tempo per lui, Liberati alla conclusione, fallita in questa occasione. Rimbalzo che esce, la palla sarà per Milano. Top scorer dell'incontro, Paleari con la palla un attimo fa, adesso Ingrosso. 11 punti per il capitano milanese, 10 per Marco Pasqualin. Duello tra i compagni di squadra, lo vince De Min che costringe il passaggio sbagliato, mentre dicevamo costringe il passaggio sbagliato Paleari, mentre qui un gran canestro di Pasqualina che riesce a beffare la difesa di Ferrarese. Duello tra Ferrarese e Pasqualin che fino a questo momento viene vinto dal giovanissimo cremasco. C'è un fallo a quanto pare di Tortù, no, fallo di Manuelli. Ci ha tradito l'espressione facciale sofferente del giocatore in maglia nera. ...35-31 il punteggio, Wildcats nuovamente in attacco, ancora Ferrarese. Tortù, conclusione da tre che va. Arriva in doppia cifra anche Lorenzo Tortù. 10 punti per lui. 12 per Pasqualin, 11 per Paleari. Ancora Pasqualin, Manuelli, si incunea Manuelli, non trova il canestro. C'è il rimbalzo che Bozzetto dirige ancora verso Manuelli, la tripla di Pasqualin che sbaglia. Primo errore dai 6,75 per Marco Pasqualin, 3 su 3 per lui nel primo tempo. Ferrarese protetto da Ingrosso, Tortù. Nuovamente Ferrarese, in angolo per Restelli che trova la tripla e Milano ripassa in vantaggio, anzi solo 2 punti. Anticanestro giocato non era di Restelli ma di Bartoli. Adesso Pasqualin, Bozzetto, ancora Pasqualin. De Min, conclusione da tre, fallita, il rimbalzo che è ancora di Bartoli. Tortù, Ingrosso.
Ecco, Bartoli scambia con Paleari, palleggio di Paleari, palla sotto per Ingrosso, Ingrosso contro De Min, interviene anche Bozzetto e i due riescono a rubare palla a Ingrosso. Ancora Pasqualin in angolo per Manuelli, prende la riga di fondo, scarica per Liberati, Pasqualin. De Min contro Ferrarese, adesso è Manuelli che va alla conclusione da tre, la fallisce, il rimbalzo toccato da Ferrarese per Paleari. Cambia ancora con Paleari, prende la riga di fondo Paleari, grande assist per Ingrosso che va a schiacciare e c'è time out Crema. Cosa non è piaciuto a Baldiraghi? Tre ottime giocate di Urania che ha cominciato il terzo quarto attaccando il post basso uno contro uno e appena si muove l'aiuto da lì cominciano i giochi, hanno 3-4 giocatori di grandissima qualità e se lo possono permettere. Credo che sia, allora in attacco non ha giocato male Crema, 3-4 tiri aperti, se però non entrano, abbiamo detto questa zona è un problema, probabilmente ci vuole un attimo più di calma o attaccare il campo aperto un po' più di calma. Abbiamo preso due tiri allo scadere dei 4 quasi forzati. Ramon, Milano sembra essere entrata in campo con un piglio ancora più battagliero di quello visto nel primo tempo. Sì, hanno fatto, come diceva, due o tre giocate particolarmente azzeccate, al contrario dei nostri giocatori che hanno, sembra un piccolo blackout, hanno fatto diversi errori e come si è visto anche nel primo tempo Urania non perdona. Davanti a questi errori Urania si è dimostrata ancora una volta cinica ed è riuscita ancora a portarsi in vantaggio. Riprende l'incontro la rimessa di Del Sorbo, Milano che va a pressare a tutto campo, pallone che arriva a Manuelli, Del Sorbo, palla adesso per Pasqualin e si rimette a zona Milano. Pasqualin, Manuelli, Del Sorbo, finta il tiro, pallone che è per Crema, c'è il tocco di Ferrarese, non c'è il successivo tocco di Pasqualin. Tornano uomo adesso. No, forse per questi 5 secondi, ma rimangono a zona. Vedono che Crema sta facendo fatica a attaccarla. Tiro alla disperata di Manuelli, ma infrazione di 24 secondi per Crema. Ferrarese sulla palla, Urania Milano avanti di 3 punti. Tortù adesso, quindi Bartoli, ancora Ferrarese. Pallone fuori per Ingrosso, conclusione da 3 di Ingrosso, c'è il fallo di De Min su Paleari. Un sorriso tra i due vecchi compagni di squadra. Resta però il fallo commesso dal giocatore cremasco e la rimessa in zona d'attacco per l'Icadua Milano. Tortù, Ferrarese, Paleari. Paleari cerca un passaggio, quasi gli ruba palla Del Sorbo, palla che sfugge in fallo laterale, 5 secondi per concludere l'azione per l'Urania. Ingrosso deve andare alla conclusione, la trova e trova anche il canestro. Ottima questa azione per Tommaso Ingrosso che ha cominciato molto bene il secondo tempo. De Min, finta la conclusione, viene fermato in un primo momento da Tortù, pallone fuori per Pasqualin. Pasqualin, palla per Bozzetto, pallone però rubato dalla difesa dell'Urania,
Ferrarese viene fermato in un primo tempo da Del Sorbo, che poi va a commettere fallo su Ingrosso. Mentre entra in campo anche Luca Tardito, qualche problema fisico per lui in settimana. Coach Baldiraghi decide che è il momento di rischiarlo almeno per qualche minuto. Due tiri liberi per Tommaso Ingrosso, assegno il primo. Assegno anche il secondo. Palla immediatamente rubata da Milano e canestro facile di Ferrarese. E adesso il divario si è fatto pesante per Crema, 35, pallacanestro Crema 44, Icadua Milano. De Min, conclusione che non va, il rimbalzo di Del Sorbo, pallone che è per Crema. Si arrabbiano i giocatori milanesi. Pallone per Tardito, quindi Petronio, conclusione da tre che va. Cinque punti in partita per Alessandro Petronio. Divario che scende, il pallone che è per Crema. Paleari fa segno che il pallone ha toccato il piede di De Min. Non è di questo avviso, arbitro vicino all'azione. Adesso Liberati che porta palla, cambio con Tardito, ancora Liberati, pallone da Liberati a Tardito, gli sfugge però a lungo di Ivrea il pallone, palla persa in attacco, entra Restelli, esce Bartoli. Manovrato tra Ferrarese e Ingrosso, pallone che arriva a Restelli, quindi Paleari, adesso Ingrosso, fallisce la conclusione Ingrosso, il rimbalzo è di Del Sorbo, poi lascia il pallone a Liberati, Tardito, Del Sorbo, conclusione da tre, Del Sorbo che subisce fallo. Tiro fallito, ma due tiri liberi per Pietro Del Sorbo. Qualche attimo di sosta per asciugare il parquet, può quindi andare alla conclusione dalla lunetta il guerriero. Assegno il primo tiro libero. Assegno anche il secondo. Ne ha un terzo perché la conclusione era da tre. Mette anche il terzo. Quattro punti per Del Sorbo nel match, tutti dalla lunetta. Adesso Ferrarese, Liberati su di lui. Quindi Gorla, Restelli,
Tortù. Tortù contro De Min, va alla conclusione, la fallisce. Il rimbalzo che è di Gorla, adesso Paleari, entra Paleari, c'è il fallo forse di Tardito. Così è fallo di Luca Tardito. Capitano milanese Paleari in lunetta. Crema che è riuscita a rosicchiare 6 nei 9 punti di vantaggio che aveva preso l'Urania. Può finalmente tirare il secondo, Paleari che va a segno, muove il punteggio l'Urania dopo qualche minuto. 41 per chi attacca, 45 per chi difende, 1 minuto e 40 al termine del terzo quarto, liberati, Petronio. Grande assist per Tardito che viene però stoppato, stoppata mi sembra di Restelli. Adesso Ferrarese. Esce De Min a dargli fastidio, Ferrarese è libero per la conclusione da tre, la mette. È andato in aiuto De Min, ha perso Ferrarese per quell'attimo di troppo che il playmaker ex Treviglio non perdona. De Min, conclusione fallita ma c'è il fallo di Gorla. Entra il primo tiro libero di De Min. Entra anche il secondo. C'è almeno 5. Esce De Min, entra Tardito. Scusate, Bozzetto. Messa milanese su Laganà. Palla per Paleari contro Bozzetto. Pallone ancora per Laganà. Gorla cerca di battere Tardito. Arriva la stoppata di Bozzetto. Recupera però il pallone Gorla e va a segno. 35 secondi al termine del terzo quarto da Petronio Bozzetto, grande palla per Tardito, il fallo su Tardito. Ci saranno due tiri liberi per l'ex nazionale under 16 di Scuola Biella. Zero su due per Tardito, ma il recupero di Del Sorbo, ancora Tardito, Petronio sulla palla, cerca di incunearsi in area, lo scarico per Liberati, quindi Del Sorbo, Bozzetto, Petronio, conclusione di Petronio che va! Ottima tripla del giocatore ex Verona. 8 secondi per l'Urania, 5. Forse ha tardato troppo Paleari, hanno tardato troppo, finalmente si avvede Laganà che il tempo sta per scadere, conclusione disperata dei 10 metri. 50 Urania Milano, 46 Pallacanestro Crema, partita ancora bella, possibile e combattuta.
Ultimo quarto qui al Pallacremonesi, 46 Pallacanestro Crema con la palla adesso 50 Icadua Milano. Liberati, Bozzetto, Del Sorbo, ancora Liberati, ancora Bozzetto, Del Sorbo, va alla conclusione, la trova! La tripla del guerriero di Genova. E Crema che riduce ad un solo punto il gap con i Wildcats. Pallone perso in palleggio da Ferrarese. Credo si sarà visto 5 volte in carriera questo. Pallone perso in palleggio da Ferrarese. Sì, sulla virata Liberata gli ha messo molta pressione e ha sbagliato palleggio. L'azione precedente Urania è partita a uomo e ha preso subito una tripla e è tornata immediatamente a zona. Petronio da tre, fallisce il rimbalzo toccato da Tardito. Pallone che ha recuperato ancora Tardito, fallita la tripla da Del Sorbo. Non riesce il tapin di Petronio. Adesso Ferrarese che porta palla, lo scambio con Gorla, in ingrosso, ancora Gorla, ancora Ferrarese, la conclusione fallita da parte di Restelli, adesso Liberati sulla palla, Petronio liberissimo ma non trova il tempo per la conclusione. Da Tardito sotto a Bozzetto, Bozzetto contro ingrosso, pallone toccato e riga di fondo toccata dal piede di Del Sorbo, palla persa in attacco per Crema. Ancora Milano che attacca con Ferrarese. Di Gorla, Restelli, ancora Gorla, la conclusione da tre di Ferrarese, Liberati va a commettere fallo, terzo fallo per lui. Ferrarese in lunetta, assegno il primo tiro libero. Assegno anche il secondo. Terzo tiro per lui. Nuovamente più 4 per l'Urania Milano, 53-49, Tardito a centro area, passa poi a Petronio, Petronio si incunea, lo scarico che non riesce, e c'è il fallo adesso di Del Sorbo su Tortù, si lamenta Bozzetto per i contatti in area. Fuori Liberati, dentro Pasqualina. Otto minuti al termine dell'incontro, 4 punti di vantaggio per i Wildcats milanesi sul parquet del Pallacremonesi. Milano che attacca con Ferrarese. Da ingrosso a Gorla. Quindi Tortù. Battaglia fisica tra ingrosso e Bozzetto. Bozzetto riesce ad impedire ad ingrosso di andare a segno.
La rimessa è però ancora per Milano. Rientra De Min, esce Tardito ed esce gol, rientra Paleari. Messa il milanese che premia Restelli, quindi Paleari da Ferrarese a Tortù, il fallo di Del Sorbo che cercava di rubar palla. Rimessa su Restelli. Petronio su Restelli, quindi in grosso, Ferrarese, 5 secondi, Ferrarese, conclusione fallita, rimbalzo di De Min, palla per Pasqualin, Petronio, Bozzetto, Bozzetto cerca l'1 contro 1 e va a segno contro in grosso. Di mezzo allo svantaggio Crema, palla adesso per Paleari, quindi Ferrarese. Ancora Ferrarese, arresta il palleggio, palla per Paleari. Difesa cremasca estremamente aggressiva adesso. Ancora Ferrarese, pochi secondi, deve tirare in grosso, non trova la conclusione. Tortù prende un bel rimbalzo in attacco. Fallisce il tap-in, la palla però ancora per Milano. Era una buona occasione per Crema per recuperare palla. Bravo Tortù a prendere il rimbalzo offensivo. Adesso time out. Rimessa in zona d'attacco per Licadua Milano. Pallone che arriva a Paleari, gestito poi da Bartoli. Ancora Bartoli che ha scambiato con Ingrosso. C'è fallo in attacco fischiato a Paleari. No, Tortù. Adesso Pasqualin. Bozzetto, Del Sorbo. Ancora Bozzetto, ancora Pasqualin. De Min può andare alla conclusione da tre, la trova! E torna in vantaggio Crema. Non succedeva dall'inizio del quarto. Pallone gestito con difficoltà da Milano. Adesso in grosso contro Bozzetto che lo stoppa fallosamente. Non sembrava fallosa dalla nostra postazione. Sembrava palla piena, l'arbitro però era più vicino di tutti. Due tiri liberi per Ingrosso. Fallito il primo. Si scalda il pubblico cremasco sulla tribuna. Scontentissimo per questo fischio. Fallito anche il secondo. Resta il danno del fallo fischiato a Bozzetto. Stavamo dicendo però il pallone è stato comunque recuperato da Crema che poi lo perde. Il rimbalzo di Paleari gli viene contestato bene da Del Sorbo. 54 per Crema che attacca, 53 per Milano che difende. Pasqualin. Conclusione di Pasqualin che va a segno e c'è canestro e fallo.
attimi di sosta. C'è il cambio in questo momento, esce Del Sorbo, entra Manuelli. Tiro aggiuntivo per Pasqualin che va a segno ed è più 4 pallacanestro Crema. La Ferrarese, Restelli, il fallo di Demisio Ferrarese. È il terzo fallo per Demin. Crema che va in bonus con questo fallo. Brutta notizia, fallito il tiro di Ferrarese. Uragna Milano che sta sbagliando molto dalla lunetta. Sì, infatti stranamente stanno facendo tantissimi errori. Da una parte possiamo anche dire per fortuna, che ma in quest'ultimo quarto si sta mostrando molto molto cinica e sta concretizzando e lasciando davvero pochi spazi a Milano, che evidentemente messo sotto pressione sembra che sia vada in confusione e faccia grossi grossi errori. Bozzetto, conclusione da dentro l'area, fallita il rimbalzo che arriva tra le braccia di Restelli. Adesso Baleari sulla palla, Tortù, quindi Bartoli, ancora Baleari, vuole l'uno contro uno con Bozzetto, rischia di perdere palla, trova adesso la conclusione ma non il canestro, il rimbalzo di Demina. Ora Pasqualin spinge la transizione, Petronio, Bozzetto, ancora Pasqualin, si incunea Pasqualin, subisce il fallo di Ferrarese ed è il quarto fallo per Simone Ferrarese. Pasqualin, Manuelli, Bozzetto contro Tortù, Bozzetto subisce fallo. È il secondo fallo per Tortù, adesso Bozzetto avrà due tiri liberi. Va il primo. Va anche il secondo, massimo vantaggio per Crema. 59-54, più 5 quando manca 3 minuti e 45 al termine. Tortù, ringhia su di lui Demin, Pasqualin aggressivo su Ferrarese, Tortù prova l'entrata, la stoppata di Bozzetto e poi lo sfondamento, grande difesa di Davide Bozzetto, grande azione difensiva di Bozzetto. Straordinaria azione difensiva, stoppata con recupero e fallo subito, fantastico. Oltretutto tenendo la penetrazione di un esterno. Momento che può essere decisivo per il match. Crema sul più 5 a 3 minuti e mezzo dal termine, c'è time out, Uragna Milano. Pasqualin sulla palla, sfugge all'attacco di Ferrarese, Bozzetto, Manuelli, ora Manuelli che manovra, sfrutta il blocco di Bozzetto, Petronio dovrà tirare lui probabilmente, così è, bel canestro in allontanamento e siamo a più 7 per Crema.
Baleari, adesso Ferrarese braccato da Pasqualini, gli ruba palla De Mina, viene fischiato il fallo di Pasqualini. A quel punto probabilmente ininfluente, aveva già rubato palla De Min. Peccato, era una bella occasione per mettere una prima ipoteca sull'esito del match. Eh sì, effettivamente sembra che abbia fatto un fallo un po' inutile. Al momento siamo avanti di 7 punti, ma comunque con Milano non bisogna mai scherzare, mai abbassare la guardia, 6 punti, infatti adesso siamo a meno più 6 e bisogna rimanere concentrati, c'erano ancora 2 minuti e 54 effettivi di gioco, meno 5 e non dobbiamo lasciare troppo ancora spazi, dobbiamo far rimanere come gli ultimi minuti concentrati e lasciare meno spazi possibili a Milano. Crema che attacca con Manuelli, adesso Bozzetto, subisce fallo Bozzetto. Bello questo gioco a due tra Bozzetto e Manuelli che ha aperto la difesa dei Wildcats. Sì, pick and roll laterale fatto bene. Il giocatore di Urania è andato a smanacciare la palla, ha colpito il braccio, ha segnato buono il primo. Due su due anche per Bozzetto, è nuovamente più 7 Crema. Ancora Ferrarese sulla palla. Pallone per la conclusione fallita da Restelli e adesso è Crema che può manovrare e a questo punto è ora di giocare anche col cronometro. È ancora presto, però di sicuro non affrettare le cose. Pasqualin, pallone per Petronio, Petronio si butta in area, fallisce l'entrata. C'è Ferrarese che manovra, il fallo di Bozzetto. Devo stare molto attenti su questa uscita perché siamo in bonus da tempo e Ferrarese è molto bravo a far vedere questo contatto sull'uscita del lungo, bisogna stare un attimo più attenti. Nuovamente Simone Ferrarese in lunetta. A segno col primo tiro. A segno anche col secondo. Urania Milano che pressa tutto campo. Pasqualin trova Manuelli, quindi De Mina. Ancora Pasqualin, Manuelli. Manuelli batte Tortù, arresto e tiro fallito, il pallone recuperato da De Min, conclusione fallita da 3 punti, pallone che non ha toccato il ferro, quindi infrazione di 24 secondi, ma c'è time out. Riprende l'incontro, la rimessa battuta su Ferrarese. Pallone per Bartoli, rubato da Petronio, palla adesso per Bozzetto, ottima azione difensiva di Petronio, pallone importantissimo, forse decisivo. E adesso Crema può attaccare entrando nell'ultimo minuto di gara, De Min trova 2 punti. Ultimo minuto di gara, più 7 Crema sui Wildcats milanesi. Tortù, conclusione da 3 fallita, il rimbalzo di Pasqualina. Pasqualini subisce il fallo di Bartoli.
pubblico cremasco. Pubblico cremasco che sente vicini i primi due punti della stagione. Pasqualin può veramente chiudere dalla lunetta la gara, fallisce il primo tiro. Segno col secondo, più 8 per Crema e c'è time out. 3 secondi del match che Crema è vicinissima a portare a casa, più 8 il punteggio. Pallone che arriva a Paleari, conclusione da 3 di Paleari fallita, rimbalzo di Demin che subisce anche il fallo da parte di Restelli. Demini lunetta, non va il primo, fallito il secondo, adesso Ferrarese, pallone per Tortù. Tortù, gioco di gambe ma perde palla da Pasqualino Manuelli. Manuelli ragiona, mancano 15 secondi al termine e Milano a questo punto si arrende, non commette nemmeno fallo. Pallone per Bozzetto, fallisce il tiro Bozzetto, palla che sarà per l'Uragna, 2 secondi alla fine e chiaramente è finita, finirà probabilmente anche con questo punteggio, 66 per la pallacanestro Crema, 58 per l'ICA 2 Milano. Ferrarese ultimo tiro fallito, primi due punti per Crema, commento sintetico. Commento sintetico lo chiediamo a Mario Scartabellati. Allora, guarda, ottima prestazione di tutta la squadra, ma ci terrei a sottolineare quella di Patronio che è entrato nel momento di massima difficoltà a meno 9 e non solo per le due triple che ha messo quasi subito, ma ha dato una dinamicità e un'aggressività alla squadra che serviva. Molto bravo, secondo me MVP. Va bene, grande partita qui, partita molto combattuta, è finita come il pubblico di casa si aspettava, prima vittoria della stagione per la pallacanestro Crema e noi ci sentiamo per le interviste. Fine partita con coach Baldiraghi, allora una bella reazione dopo la sconfitta di 100, primi due punti della stagione, una partita contro una squadra considerata tra le migliori del campionato. Sì, una vittoria prestigiosa perché comunque tutti indicano Urania, ma anche noi lo sappiamo che è una sicuramente delle prime 4-5 squadre del campionato e quindi per noi era importante fare una buona partita dopo la brutta prestazione di 100, era importante per noi giocare con spirito, con cuore, con intensità in difesa e siamo stati bravi, abbiamo concesso soltanto 58 punti, quindi questo credo che sia importante per noi perché sappiamo che non possiamo giocare sul talento, ma come sempre dobbiamo giocare col coltello fra i denti basandoci sulla nostra difesa che deve essere l'arma in più anche in questa stagione. Il blocco dello scorso anno ha disputato una partita da par proprio, buone indicazioni anche dagli ultimi arrivati.
Sì, agli allenatori non piace parlare dei singoli, ma te lo chiedo. Sì, no, beh, è chiaro che nel momento difficile in cui siamo andati sotto, lì siamo stati bravi ad attaccare la loro zona e soprattutto Petronio ha messo un paio di canestri importanti, è stato bravo, freddo, cattivo nel mettere quei due canestri lì. Tutti sono stati, comunque, ognuno ha portato il suo mattoncino per questa vittoria. Tra l'altro è stata una settimana un po' difficile con Liberati ammalato, tardito, infortunato, per cui è stata una settimana dura, una settimana di passione, però finiamo con una vittoria, quindi va benissimo così. Grazie. Grazie a te. Va bene, noi possiamo chiudere dal Pala Cremonesi, ringrazio voi che ci avete seguito e naturalmente ci risentiremo per il prossimo incontro casalingo contro Piacenza. Per ora una buona continuazione con i programmi di Lodi Crema TV.